Ciao a tutte. Oggi proviamo a fare questa mattonellina. Sembra molto carina e la proviamo a fare insieme. Spero che vi piaccia. Intanto vi dico il corrente. Ho preso il cotone numero 8, uncinetto 1,25 e andiamo a iniziare. Allora, in totale sono 9 giri. Iniziamo facendo il cerchio magico e facciamo 5 catenelle. 3, 4 e 5. E nel cerchio magico facciamo una maglia alta. Praticamente le 5 catenelle sono una maglia alta e 2 catenelle. Ho rifatto la maglia alta, rifacciamo 2 catenelle e rifacciamo la maglia alta. In totale ne dobbiamo fare 8. Due catenelle, 5. 2 catenelle, 6, 2 catenelle, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 catenelle, facciamo l'ottava. Facciamo 2 catenelle. E prendiamo sulla terza catenella dell'inizio, 1, 2 e 3, con una maglia bassissima. E ora tiriamo il cerchio, chiudiamo l'anello magico. Ok, e abbiamo fatto il primo giro. Passiamo con una mezza maglia bassa sul primo archetto, in questa maniera, e facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, 4 maglie alte, sempre dentro lo stesso archetto. 2, 3, 4 e 5. Praticamente le prime 3 catenelle sarebbe la prima maglia alta e facciamo 5 maglie alte. A questo punto togliamo l'uncinetto sulla terza catenella dell'inizio, infiliamo l'uncinetto e prendiamo il filo e tiriamo con una maglia bassissima in questa maniera. Vedete? Ora facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E rifacciamo 5 maglie alte sul prossimo archetto. 1, 2, 3, 4 e 5. Rifacciamo quello che abbiamo fatto prima. Sulla prima maglia alta infiliamo in questa maniera l'uncinetto. Prendiamo e tiriamo e rifacciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. E rifacciamo 5 maglie alte. 1, 2, 4 e 5. Il filo, prendiamo sempre sulla prima maglia alta, in questa maniera, prendiamo il filo e tiriamo. Vedete, vengono praticamente i soffietti. Rifacciamo 5 catenelle, 3, 4 e 5, e continuiamo fino ad arrivare a questa parte.
sono arrivata all'ultimo, facciamo 5 catenelle, 4 e 5, rifacciamo le 5 maglie alte. Richiudiamo prendendo sulla prima maglia alta in questa maniera, tiriamo e rifacciamo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5 e fermiamo qua. Facciamo una mezza maglia bassa e passiamo sulle prime 5 catenelle. A questo punto facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, che sarebbe la prima maglia alta, e 2 maglie alte senza chiuderle, una e due, e le chiudiamo tutte insieme in questa maniera. Ora facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Sullo stesso archetto rifacciamo 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3 e chiudiamo tutti insieme. E abbiamo fatto praticamente 3 maglie alte, 5 catenelle, 3 maglie alte. Facciamo 2 catenelle e facciamo 4 maglie alte sul prossimo archetto. 1, 2 e 4. Iniziamo a fare praticamente il quadrato della mattonella. Rifacciamo 2 catenelle e 3 maglie alte sul prossimo archetto chiuso insieme. Allora, 1, 2 e 3. Chiudiamo tutti insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E altre 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3. E chiudiamo tutti insieme. Rifacciamo 2 catenelle, 1, 2 e 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Rifacciamo un altro angolo insieme e poi ci ritroviamo alla fine. Allora, altre 2 catenelle, 3 maglie alte subito dopo sul prossimo archetto, chiusi insieme. 1, 2 e 3. E chiudiamo tutti insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e rifacciamo le 3 maglie alte chiuse insieme, sempre sullo stesso archetto. 1, 2 e 3. E chiudiamo tutti insieme. Rifacciamo 2 catenelle e le 4 maglie alte. Ci ritroviamo alla fine. Facciamo 2 catenelle, le ultime 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. 2 catenelle e chiudiamo sul primo gruppo delle 3 maglie alte con una maglia bassissima. Ora passiamo, vedete, praticamente sul primo angolino, rifacciamo una maglia bassissima e 3 catenelle, 1, 2 e 3, 2 maglie alte, sempre senza chiuderle, una e due, e le chiudiamo tutte insieme. Ora fate 3 catenelle, 1, 2, 3,
e una maglia alta. 3 catenelle ancora, 1, 2, 3 e un'altra maglia alta, sempre tutte sullo stesso angolo, vedete? Ora facciamo ancora 3 catenelle e rifacciamo il gruppetto delle 3 maglie alte chiuse insieme. Sempre sullo stesso angolo. 1, 2 e 3. E le chiudiamo tutte insieme. Allora, vi ripeto, sono le 3 catenelle e 2 maglie alte tutte chiuse insieme. 3 catenelle. Una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle e 3 maglie alte chiuse insieme. Ora andiamo sul primo gruppo di 4 maglie alte facendo 2 catenelle sulla prima maglia alta, questa all'inizio, vedete? In questa maniera facciamo 2 maglie alte sulla prima maglia alta. 1 e 2. Ora facciamo una maglia alta normale, un'altra maglia alta normale e sull'ultima maglia alta facciamo 2 maglie alte come abbiamo fatto prese sullo stesso punto, come abbiamo fatto all'inizio, 1 e 2. Ci siamo? Ora ripetiamo tutto quanto insieme un'altra volta, 2 catenelle. Facciamo le prime 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3 e le chiudiamo tutte insieme. Facciamo 3 catenelle, 2, 3 e una maglia alta. 3 catenelle ancora e 3 e ancora una maglia alta, sempre sullo stesso archetto. E ancora sullo stesso archetto rifacciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e rifacciamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3 e chiudiamo tutto. Abbiamo fatto il secondo angolino. Andiamo un'altra volta sulle 4 maglie alte sottostanti con 2 catenelle, 1 e 2. Sulla prima maglia alta rifacciamo 2 maglie alte sullo stesso punto, 1 e 2. Una maglia alta normale, un'altra maglia alta normale e 2 maglie alte sull'ultima maglia alta. Una sempre sullo stesso punto, prendete la seconda. Sotto ne erano 4 e sopra ne diventano 6. E ci ritroviamo verso la fine. Allora, finiamo l'ultimo angolo insieme, guardate. Allora, 1 e 2. Rifacciamo. 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3. E le chiudiamo tutte insieme. 1. 2, 3, una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, un'altra maglia alta, tutte sullo stesso archetto, 3 catenelle, 1, 2, 3 e rifacciamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3 e chiudiamo tutte insieme. 2 catenelle, 1, 2, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta sottostante sullo stesso punto, 1 e 2 in questa maniera. Vedete? Sullo stesso punto 2 maglie alte, una maglia alta normale, un'altra maglia alta normale. E 2 maglie alte alla fine, come abbiamo fatto all'inizio, sullo stesso punto, 1 e 2.
2 catenelle e abbiamo finito anche questo giro. E riprendiamo sulle 3 catenelle, sul gruppo di prime 3 catenelle con una maglia bassissima. Vedete? Allora, ora rifacciamo una maglia bassissima sul primo archetto. E rifacciamo 1, 2 e 3. 3 catenelle, altre 2 maglie alte al solito, senza chiuderle, e le chiudiamo tutte insieme. Qui facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Una maglia alta al centro delle maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, un'altra maglia alta sullo stesso archetto e rifacciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E prima delle 3 maglie alte rifacciamo le 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3. Allora, vi ripeto quello che abbiamo fatto. 3 maglie alte chiuse insieme. 4 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta sullo stesso archetto, 4 catenelle e 3 maglie alte chiuse insieme. Ora facciamo 3 catenelle, vi ricordate sotto abbiamo fatto 2 catenelle, quindi facciamo 3, 1, 2 e 3. Sulla prima maglia al solito facciamo 2 maglie alte, una sempre ognuna da sola, però prese sullo stesso punto, in questa maniera, vedete? Due, sullo stesso punto, una maglia alta, un'altra maglia alta, fatte le 4 maglie alte, facciamo una catenella, rifacciamo le 2 maglie alte, normali, 1 e 2. E sulla terza maglia facciamo 2 maglie alte, una e due, prese sullo stesso punto. Vedete? Ora facciamo 4 catenelle, scusate, 3 catenelle, come abbiamo fatto da questa parte, e rifacciamo sul primo archetto le 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3 e le chiudiamo tutte insieme. Facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Una maglia alta nell'archetto delle 2 maglie alte, una, facciamo 3 catenelle e un'altra maglia alta sullo stesso archetto. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e facciamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3 e le chiudiamo tutte insieme. Vedete? Ora facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Spero che sono abbastanza chiara. Allora, fatte le 3 catenelle, sulla prima maglia alta facciamo sempre 2 maglie alte sullo stesso punto, una e due, 2 maglie alte normali, una e due, una catenella, 2 maglie alte normali, 1 e 2 e sull'ultimo foro delle maglie alte rifacciamo 2 maglie alte sullo stesso punto, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ripetiamo
quello che abbiamo fatto su quest'altri lati. Ci troviamo da questa parte. Ripetiamo insieme l'ultima parte per chi non avesse capito. Allora, 3 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Una maglia alta nell'archetto centrale. 3 catenelle, 2 e 3, un'altra maglia alta sempre sullo stesso archetto, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, 3 maglie alte chiuse insieme, 1, scusate, ma le chiudiamo insieme e rifacciamo 3 catenelle, 2 e 3. Allora, sopra le 6 maglie alte ne rifacciamo 8 praticamente, perché sono 2 maglie alte all'inizio sullo stesso punto, 1 e 2. Una maglia alta normale, un'altra maglia alta normale. Qui facciamo una catenella, dividiamo praticamente le 4 dalle altre 4. Continuiamo normalmente sulle maglie alte. Una, 2, 2 maglie alte sull'ultima maglia, 1 e 2, e facciamo le ultime 3 catenelle di questo giro e chiudiamo sulle 3 maglie alte chiuse insieme con una maglia bassissima. Passiamo subito sul primo archetto, sempre con una maglia bassissima, e rifacciamo le 3 catenelle, 1, 2, 3, e le 2 maglie alte chiuse insieme. E chiudiamo tutte e 3 insieme. Ecco qua. Allora, a questo punto facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo sul foro delle 2 maglie alte, rifacciamo 2 maglie alte al solito come abbiamo fatto prima. Perciò una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e un'altra maglia alta sullo stesso foro. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E rifacciamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3. Ora facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e facciamo 4 maglie alte sopra le 4 normalmente, in questa maniera, 1, 2, 3 e una 4. Sotto avevamo fatto una catenella, quindi facciamo 2, 1 e 2. Altre 4 maglie alte sopra a quelle sottostanti, normalmente, scusate, ma ecco, una, 2, 3 e 4. Ora rifacciamo 4 catenelle,
4. Rifacciamo le tre maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3. E chiudiamo tutti insieme. Rifacciamo 4 catenelle. Scusate, ma erano a questo punto dobbiamo fare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Una maglia alta praticamente dove stanno le altre due, 3 catenelle e 3, un'altra maglia alta sullo stesso punto, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e le 3 maglie alte chiuse insieme, prima delle 3 maglie alte sottostanti, 1, 2 e 3 e le chiudiamo tutti insieme e facciamo le 4 catenelle 1 2 3 e 4 4 maglie alte su quelle sottostanti normali 1 2 3 e 4 2 catenelle, 1 e 2, e altre 4 maglie alte normali su quelle sottostanti. 1, 2, 3 e 4. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. E rifacciamo le 3 maglie alte. Chiusi insieme 1, 2 e 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, le due maglie alte dove stanno le altre sottostanti, divise da 3 catenelle, 1, 2, 3, un'altra maglia alta sullo stesso archetto. Cinque catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 3 maglie alte, chiusi insieme, 2 e 3. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e rifacciamo le 4, praticamente rifacciamo le 4 maglie alte su quelle sottostanti divise da 2 catenelle. Catenelle, 1 e 2, e rifacciamo 4 maglie alte su quelle sottostanti. 1, 2, 4. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e rifacciamo l'angolo. Allora, praticamente sono fatte le 4 catenelle, facciamo le 3 maglie alte chiuse insieme. 5 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, 5 catenelle, le 3 maglie alte chiuse insieme, 4 catenelle, 4 maglie alte su quelle sottostanti, 2 catenelle e 4 maglie alte sottostanti. E rifacciamo per tutto il giro e ci ritroviamo qua. Allora, iniziamo il settimo giro. Una maglia bassissima. 3 catenelle, 1, 2 e 3. E facciamo le 3, le 2 maglie alte
per chiuderli insieme. Uno e due. E li chiudiamo tutti insieme. Ora facciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Prendete il filo due volte sull'uncinetto e facciamo una maglia altissima nell'archetto delle due maglie alte con 1, 2 e abbiamo fatto la prima maglia altissima. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Rifacciamo una maglia altissima sullo stesso archetto. E chiudiamo. 5 catenelle, questa volta non ci sbagliamo, sono tutte 5 catenelle. 2, 3, 4 e 5. Cioè facciamo le 3 maglie alte chiuse insieme davanti alle solite. 1, 2 e 3. E chiudiamo tutte insieme. Rifacciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto, allora, prendiamo la prima maglia alta sottostante e non la chiudiamo. Prendiamo la seconda e le chiudiamo insieme. Praticamente le prime due maglie alte vanno chiuse insieme perché praticamente cominciamo a restringere qui. Facciamo le due maglie alte normali, 1 e 2. 2 catenelle, 1 e 2. 2 maglie alte normali, 1 e 2. E le ultime due le chiudiamo insieme. 1, 2 e le chiudiamo insieme. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Rifacciamo le 3 maglie alte vicino ai tre, le 3 sottostanti chiuse insieme. 1, 2 e 3. E le chiudiamo insieme. 5 catenelle. 1, 2, 3. 4 e 5. La maglia altissima nell'archetto delle due maglie alte sottostanti. 1, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Un'altra maglia altissima sullo stesso archetto. Rifacciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. E rifacciamo le 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3. E chiudiamo. Rifacciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Le prime due maglie alte chiuse insieme come abbiamo fatto prima, 1 e 2 e chiudiamo insieme. Due maglie alte normali, 1 e 2. 2 catenelle, 1, 2, 2 maglie alte normali, 1 e 2. Le ultime due chiuse insieme. 1 e 2. Ok, allora facciamo il riepilogo. Allora sono praticamente 5 catenelle, le 3 maglie alte chiuse insieme. 5 catenelle. Una maglia altissima, 5 catenelle, una maglia altissima, 5 catenelle,
3 maglie alte chiuse insieme, 5 catenelle sulla piramide. Praticamente fate le prime 2 maglie alte chiuse insieme, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e 2 maglie alte chiuse insieme, così per tutto il giro, e ci troviamo da questa parte. E abbiamo finito il settimo giro. Ora facciamo l'ottavo. Facciamo sempre la maglia bassissima, 3 catenelle, 1, 2 e 3, 2 maglie alte e chiudiamo tutto insieme in questa maniera. Ora facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, maglia altissima. La prendiamo sulla maglia altissima che abbiamo fatto sottostante. 1, 3. Subito dopo ne facciamo altre 4 di maglie altissime nell'archetto. 1, 2, 3, 4 e un'altra. Abbiamo fatto 2, 4, 5. 5 catenelle, 1, 2, 3. Rifacciamo 4 maglie altissime sempre sullo stesso archetto. In questa maniera. 1, 2, 3, 4. E l'ultima la facciamo sopra quella che abbiamo fatto sottostante. E 5. E abbiamo fatto un angolino. Rifacciamo 5 catenelle. 1, 4 e 5. Rifacciamo le solite 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3. Ora facciamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, facciamo 3 maglie alte chiuse insieme. Allora, su queste 3 sottostanti facciamo 1, 2 e 3 e richiudiamo insieme. Facciamo 2 maglie alte sopra le 2 catenelle, 1 e 2. Rifacciamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3. E richiudiamo tutti insieme. Vedete? Ora facciamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E rifacciamo le 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3. E richiudiamo insieme. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Una maglia altissima sopra la maglia altissima sottostante. E ora ne facciamo altri 4 dentro l'archetto, sempre maglie altissime.
Totali 5. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Ne rifacciamo altrettante da questa parte. 4 all'interno del cerchietto, sempre maglie altissime. Una la facciamo sopra a quella che abbiamo già fatto, quella sottostante, e sono 5. Abbiamo fatto il secondo angolo. Rifacciamo questo pezzo insieme, poi vi spiego tutto un'altra volta. A questa parte facciamo 5 catenelle, 3, 4 e 5. 3 maglie alte chiuse insieme, 1. E le chiudiamo insieme e facciamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E chiudiamo le 3 maglie alte insieme. In questa maniera. 1, 2 e 3. E chiudiamo. 2 maglie alte sopra le 2 catenelle sottostanti, 1 e 2, e richiudiamo le 3 maglie alte sottostanti insieme, 1, 2 e 3, e le chiudiamo insieme. Rifacciamo 7 catenelle. 7 e rifacciamo le 3 maglie alte chiuse insieme. Allora, ora vi spiego questo. Praticamente facciamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 5 catenelle, 5 maglie altissime, 5 catenelle, 5 maglie altissime. 5 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme, 7 catenelle. Allora, facciamo le 3 maglie alte sottostanti chiuse insieme, 2 maglie alte sopra le 2 catenelle, le 3 maglie alte sopra le maglie alte sottostanti chiuse insieme, 7 catenelle e ripartiamo. Le 3 maglie alte chiuse insieme, 5 catenelle. 5 maglie altissime, 5 catenelle, 5 maglie altissime. E ci ritroviamo quando abbiamo fatto tutto il giro. Allora, abbiamo finito anche l'ottavo giro. Ora facciamo l'ultimo giro. Facciamo una maglia bassissima al solito e facciamo le 3 maglie alte, 3 catenelle, scusate, e le 2 maglie alte, sempre tutte chiuse insieme, come abbiamo fatto i giri precedenti. Ecco qua. Ora facciamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, facciamo le maglie alte, altissime e partiamo praticamente, facciamo 1, 2, 3 sulla terza. Allora, 1, 2 e 3. Prendete la terza e facciamo la maglia altissima. E ne dobbiamo fare 6 in tutte. Allora, 1, 3 praticamente vanno a finire sulle maglie sottostanti e 3 nell'archetto. 5
6. Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Altre 6 maglie altissime, sempre sullo stesso archetto, come abbiamo fatto da questa parte qua. Praticamente 3 restano fuori e 3 vanno a finire sopra le 3 sottostanti. 1, 2, 5 e 6. Sette catenelle, 5, 6 e 7. Facciamo sempre le 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3. E chiudiamo tutto insieme. E abbiamo fatto il primo angoletto. Ora facciamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ora prendiamo e facciamo 4 maglie alte chiuse insieme sopra la piramide. Allora, 1, 2, 3 e una 4. E le chiudiamo tutti insieme. 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rifacciamo le 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Riprendiamo sulla terza maglia altissima sottostante e ne facciamo altre 3. 2 e 3. E 3 le facciamo nell'archetto. 1, 2 3. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E rifacciamo le 6 maglie altissime. 3 nell'archetto, scusate, ma 1, 3. Rifacciamo 3 sulle 3 sottostanti. 1, 3. Rifacciamo le 7 catenelle. 1, 3, 6 e 7. Le 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3. E chiudiamo insieme. 9 catenelle. 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9.
e rifacciamo 4 maglie alte chiuse insieme sopra quelle sottostanti. Guardate. Allora. 1, 2, 3 e 4. Le chiudiamo tutte insieme. 9 catenelle, 8 e 9. Rifacciamo le 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3. E le chiudiamo insieme. 7 catenelle, 1, 2, 3. 6 e 7, 3 maglie altissime sopra quelle sottostanti, 1, 2 e 3. Facciamo 3 maglie altissime nell'archetto. 5 catenelle. 4 e 5. Rifacciamole 6 maglie altissime, 3 nell'archetto. 3 sopra quelle sottostanti, 1, 3. Vi spiego anche questo giro, che praticamente è l'ultimo, poi ci ritroviamo da questa parte. Allora, rifacciamo sempre la maglia bassissima e appena finito il giro e ripartiamo praticamente con le 3 maglie alte chiuse insieme. 7 catenelle, 6 maglie altissime, 3 sopra alle 3 sottostanti e 3 nell'archetto. Da quest'altra parte facciamo la stessa cosa. Poi rifacciamo 7 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme, 9 catenelle, sulle 4 maglie alte sottostanti ne facciamo 4 e chiuse insieme, 4 maglie alte chiuse insieme, 9 catenelle e ripartiamo. 3 maglie alte, 7 catenelle, 6 maglie altissime. 5 catenelle e 6 maglie altissime. Ci troviamo a prima della fine. Allora, rifacciamo l'ultimo pezzetto insieme. Allora, ho fatto 7 catenelle, rifacciamo 6 maglie altissime, partendo dalla terza sottostante. 1. Rifacciamo 3 nell'archetto. 3. 5 catenelle. 5. Rifacciamo 3 maglie altissime nell'archetto. 3 maglie altissime sopra le 3 sottostanti. 1,
7 catenelle, 1, 3, 6 e 7, 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 3, chiudiamo insieme e facciamo 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E facciamo 4 maglie alte chiuse insieme sopra la piramide. Praticamente prendiamo ogni maglia alta. 1, 2, 3 e le chiudiamo tutte insieme. Rifacciamo 9 catenelle. Chiudiamo sulle 3 maglie alte dove abbiamo iniziato con una maglia bassissima. Ecco qua, la nostra mattonella è finita. Non ci resta che fermare i fili e proseguire a fare le mattonelle. Io spero che vi sia piaciuta e che sia stata abbastanza chiara. Se c'è qualcosa chiedete pure, vi risponderò volentieri. Se vi è piaciuta lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Ciao, alla prossima!